Venerdì 24 novembre, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra e vostra Zona Lombardia, in redazione per voi Emanuele Bottiroli. Grazie per l'attenzione con cui ci seguite. Iniziamo il nostro giro di cronaca che riguarda Milano e la Lombardia dalla nostra consociata Agenzia Stampa Ital Press, in apertura una panchina rossa in piazza Gaia Aulenti a Milano per Giulia Cecchettin il Varo con eh, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ribadendo l'importanza della lotta alla violenza contro le donne. Poi in Meloni l'economia lombarda ha dimostrato di essere eh, solida, lo ha detto la eh, Premier, e ancora all'ospedale San Carlo di Milano una panchina rossa contro la violenza. Dopo il caso di Giulia Cecchettin si moltiplicano le iniziative contro la violenza sulle donne. In vista della giornata internazionale eh, della lotta contro la violenza di genere, in agenda per domani. Arriviamo su Corriere Milano Online in apertura al racconto. Parla l'addetta del fast food che ha salvato la diciannovenne. Ho visto le quattro dita, ho capito che era in pericolo. E ancora ad Arsenal, la manifestazione ieri in centinaia al corteo, in memoria di Giulia Cecchettin. Ci vogliamo vive. E ancora le promozioni Black Friday, segnali positivi: torna lo shopping a Milano, sconti per tutto il fine settimana. Ancora immobiliare effetto super bonus sull'Imu per 80 m2 in centro più 838 euro di tasse. Andiamo avanti, altra notizia: gli assalti in zona, stazione centrale. Francesco, il macellaio eroe di Viale Brianza, ho difeso una ragazza dall'accoltellatore. Ma a pagare adesso sono io. Francesco eh, Micciantuono, 58 anni, a marzo è intervenuto per fermare Abraham Rasi in aula al processo. La coltellata al braccio destro mi dà ancora dolori, lasciato solo lo Stato dovrebbe intervenire. E siamo a Colico. I ladri assaltano supermercato Conad con un furgone. I condomini si vendicano lanciando vasi dal balcone. L'assalto nella notte. I residenti svegliati da forti rumori hanno tentato di fermare i malviventi che però sono riusciti a impossessarsi della cassaforte e a fuggire. La sentenza angolo cieco. Il Tar annulla l'obbligo di sensori salvaciclisti. Non tocca al Comune. Palazzo Marino ricorso al Consiglio di Stato. Mobilità Rea B a Ottobre. Più 7,7% di ingressi rispetto al 2022, ma le auto che accedono alla ZTL sono meno inquinanti, si spiega. Repubblica Milano Online, in primo piano il racconto: la dipendente di McDonald's che ha salvato una ragazza dallo stupro mi ha fatto il segnale. Ho capito subito tutto, avevo paura, ma dovevo intervenire. E ancora, Largo Cairoli, Milano: la manifestazione del 25 novembre. Il patriarcato uccide contro la violenza sulle donne. Chi ci sarà in piazza? Domani ancora le pagine online del quotidiano Il Giorno: eh, in apertura furto da firma all'alba a Poncarale, strade bloccate con furgoni, svaligiato un magazzino di abiti di lusso. E poi Settala: furto milionario di iPhone al polo logistico, chiodi e furgoni in strada per preparare la fuga. Assalto al deposito Bartolini a Liscate, chiodi in strada e furgoni barriera, così hanno agito. Eh, si pensa che potrebbe essere la stessa banda, ma le indagini sono aperte. Poi lo schianto Brescia, Mario Balotelli, esce di strada e distrugge l'auto. Patente ritirata. La polizia locale avrebbe provato a sottoporlo all'alcol test dopo un preesame risultato positivo, ma l'ex attaccante azzurro illeso nello schianto si sarebbe rifiutato. Arriviamo su Milano Today. In primo piano il corteo, in 5.000 alla passeggiata rumorosa per tutte le donne uccise. Il corteo è partito ieri da piazza 24 maggio. Tutti i cartelloni con frasi e nomi di vittime di femminicidio. E poi il mercato immobiliare: trilocali a 23.000 euro in più. Se San Siro salta, ci rimettono i proprietari. Andiamo avanti, siamo su Lombardia Notizia Online. In primo piano Meloni, Lombardia Traino dell'Export, modello che racconta una storia tutta italiana. La premier al Lombardia World Summit, uno dei motori economici dell'Italia e dell'Europa. E poi ancora, sempre dal Lombardia World Summit 2023, Fontana, siamo la regione più attrattiva d'Europa il governatore al lavoro per diventare ancora più internazionali. E poi tutela della salute, il comandante dei NAS, eh, dei carabinieri Pignatelli, bene in Lombardia, eh, una intervista che vi proporremo oggi alle 19.45 su Pavione TV Lombardia Live 24 per ricordare i doveri dei NAS ma anche il fatto che nonostante le inadempienze la regione Lombardia eh, si dimostri una regione virtuosa e poi inclusività tra gli assi portanti delle politiche abitative regionali Arezzo, l'assessore Franco interviene alla conferenza nazionale sulla fragilità e con queste notizie si chiude eh, il quotidiano appuntamento con la nostra e vostra zona Lombardia, vi ricordo i nostri recapiti per entrare in contatto con noi info chiocciola lombardialai24.it info chiocciola pavia1tv.it linea whatsapp 389 2566296 a quest'ultimo numero potete inviarci segnalazioni, foto e brevi video anche relativi alle percorrenze sulle principali arterie viabilistiche regionali, ne terremo ampio conto nei nostri bollettini viabilità.